Bella a tutti ragazzi, sono Rick e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi siamo qui con un nostro ospite Arlecchin. Se vi siete persi l'episodio precedente, questo è il labirinto di The Maze Runner. Ragazzi, eravamo entrati nel labirinto nella speranza di uscirne, ma siamo rimasti intrappolati, essendo degli slime che sta... Il problema è questo, se voi vi siete persi l'episodio, noi intanto ci siamo persi nel labirinto. Giusto, hai detto benissimo. aspetta che un attimo abbiamo la... Oh, ok, mi sono bevuto la visione notturna. Dov'è? Beviti questa pozione, che buona. Arlecchin, okay, beviti questa pozione che è buona. Aspetta, dov'è? Quale mi hai dato? Quella della visione notturna? Mi sa che mi hai dato questa della lentezza. Vabbè, andiamo. Sento degli slime. Dove vai? Dove mi consigli? Allora, di qua, torniamo indietro, perché, allora, spieghiamo per chi non ha visto il video precedente. Il labirinto, per uscire devi attraversare delle sezioni, ogni sezione ha la sua uscita, però il problema è che se ne apre una al giorno. Quando arriverà mezzanotte di questa notte se ne aprirà un'altra. La prima è la sezione 7, solo che noi siamo arrivati qua che c'è la sezione 8. Però la 8... No, questa è la 1, mi sbaglio, scusate, questa è la sezione 1 ed è chiusa infatti. Però c'è il lato positivo è che la sezione 1 sta a fianco alla 8 e la 8 sta a fianco alla 7. Quindi ci siamo vicini, benissimo. Ragazzi, solo che qua è veramente un macello, veramente tanto. Perché non so se vi rende... Ecco, vedi, questa è l'entrata della sezione 1, abbiamo fatto il viaggio a vuoto, dobbiamo andare dall'altra parte. Ecco. Vai. Vedi? Lo sai qual è il fatto? Il creatore del mondo mi fece vedere una volta solo una foto, no? E la regola c'è che per finire un labirinto bisogna andare sempre a destra. Qui non vale perché è messo in senso antiorario l'orologio. I numeri non sono messi nel senso dell'orologio, sono messi al contrario. Quindi dobbiamo andare sempre a sinistra per trovare le sezioni aperte. Cavolo, è veramente figo come cosa, però. Oh, vai, porca puttana. Benissimo, ragazzi, siamo ritornati qui nella raduna. E c'è un bel creeper che ci saluta. Stati lì dove stati là. Dio. Ok. Questo è bello. Dai, andiamo a dormire. Andiamo a dormire, però io ho la pozione della visione notturna. Cazzo, vabbè, per me era giorno, Arlecchin. Vabbè, che è colpa mia, Drick. Tu l'hai presa. Sì, ma no. Drick. Nel labirinto ogni giorno si apriva una sezione, no? Ti ricordi la sequenza? No. Io me la ricordo più o meno. Era 7, 1, 5, 2, 6, 4, 8, 3. Se ieri era aperta la sezione 7 perché era più facile. E quindi andiamo, vai. Io intanto vi bevo una pozione, della... Io mi prendo una velocità. Fortuna ce l'abbiamo, Bene. Vai. Pronto, andiamo. Aspetta, dove mi consigli di andare? Mamma mia, ragazzi. Di qua. Di sta ci abbiamo provato l'altra volta. Cioè, la gente impazzisce, secondo me, se gioca nel labirinto. È la cosa, secondo me, che ti fa impazzire più di tutto. Veramente. Ah. Oh, sento degli slime. Prendi tu. Ok, bomba dell'invisibilità e visione notturna. Questo ci servirà in caso non so se c'è la bomba della visione notturna, non lo so. Sì, ma io sento lo slime. Aspettami alzo un pochino. Ed è qua è bello largo, quindi qua ci entra.
Io... Guarda qua, vedi qua dove sto io, vieni qua dove sto io. Guarda la scritta. Dai, su, porca puttana. Dai, io dobbiamo uscire. Dobbiamo trovare l'intersezione. Dobbiamo trovare l'intersezione. Di qua, torniamo indietro. Sì, perché... torniamo. Comunque, una... una cosa per tutti quelli che ci stanno guardando. Yes. Anche io costruisco server online, ovviamente per Drick, che poi li tramuta in video. E, adesso sto lavorando in particolar modo a delle arene, sto facendo degli Hunger Games, e appena saranno finite avremo trovato qualche altro giocatore, perché ce ne manca un paio per arrivare a 24, faremo degli Hunger Games. Ovviamente prima dobbiamo finire la mappa del labirinto, però comunque sia. Va bene, però io sto impazzendo, te lo giuro, sto impazzendo. Andiamo sempre a sinistra. Sì, ma stiamo andando totalmente a caso. Cioè, quella cesta l'abbiamo presa. Dove dobbiamo andare? Ah, zombie. Cazzo. Che? Porca puttana! Sono morto! Sono morto! Mezzo cuore! Dai, l'ho ucciso! Sì, ma... tranquillo! No, c'ho mezzo cuore! Vediamo se una forza dell'invisibilità. Dammi qualcosa, dammi generazione, se c'è la generazione, sto morendo! Non ce l'ho generazione! Ok, ok. Speriamo. Aspetta che. Mi sto riprendendo. Attenzione. Dov'era lo spawner? Cazzo. Arrekin, un attimo, seguimi. Eccomi. Ci siamo persi. Scusa. No, aspetta. Aspetta, c'è Percy. La scritta ci dà una mano. Dove sta la scritta? Ci sta la mano. Sì, dobbiamo trovare l'intersezione. Vabbè, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, condividete il video, mostrate ai vostri amici. E purtroppo qui non abbiamo ritrovato la... cosa ti sei bevuto? Ma io te l'ho buttato adesso. Ma io già ce l'avevo un'invisibilità. Vabbè ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un... No, basta. Lasciate un bel like, condividetelo, mostrate ai vostri amici. Purtroppo ci siamo persi. Ragazzi, questi labirinti smontano il nervoso, il sistema nervoso, ragazzi. Vabbè, mi invito a lasciare un bel pollicione, condividere il video, mostrare ai vostri amici. Qui da Drick è tutto. Ci rivediamo in un prossimo video. Bye bye. Bella.